camminare è una forma di viaggio che permette di scoprire ciò che abbiamo più vicino a noi. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono andata a recuperare la mia congiunta a casa dei miei. La vedete zampettare qua e là intorno a me e sono qui perché appunto avevo voglia di farmi una bella camminata in compagnia di Belle. Camminare peraltro è anche l'attività fisica più semplice che possiamo fare, richiede solo costanza e un minimo di buona volontà, per di più fa anche bene alla salute perché mantiene giovani sia lo corpo che la mente. Per cui sono qui a raccontarvi durante questa mia camminata o passeggiata, come volete dirlo, come volete chiamarla, quali sono i 10 motivi per cui camminare fa bene. Primo motivo, camminare aiuta a dimagrire. Per un buon allenamento giornaliero vi basteranno infatti 10.000 passi, che sembrano un numero grande, ma in realtà non è così. Li raggiungerete abbastanza facilmente e fidatevi, ne parlo per esperienza, noterete davvero la differenza. Secondo motivo, camminare previene il diabete. Questo perché camminare favorisce per l'appunto la produzione di insulina, che è l'ormone che fa in modo di metabolizzare gli zuccheri. Terzo punto, camminare contrasta la cellulite. Questo è un punto abbastanza dolente per quanto riguarda noi donne. Appunto, camminare stimola la circolazione e aiuta quindi a drenare i liquidi in eccesso e contrasta quindi anche la ritenzione idrica. Quarto motivo, camminare aumenta le difese immunitarie, in particolare la camminata, quella un pochino più veloce, non quella che sto facendo io oggi, sviluppa le capacità cardiache e migliora quindi la circolazione sanguigna, permettendo al sistema immunitario di attivarsi in tutto il corpo, quindi aumentano le nostre difese immunitarie. E direi che in questo periodo appunto è il caso di avere le difese immunitarie un po' più alte rispetto a quello che è il nostro normale. Quinto motivo, camminare combatte lo stress e migliora l'umore. Considerate che una camminata di almeno 30 minuti a passo abbastanza veloce rilascia endorfina e serotonina, che sono degli ormoni fondamentali per combattere l'ormone dello stress, ovvero il cortisolo. Inoltre, camminare aiuta le persone più ansiose a rilassarsi, mentre le persone più calme a sentirsi un pochino più dinamiche. Visto che siamo a metà video più o meno, vi ricordo che se siete arrivati fin qui il video penso vi stia piacendo e interessando, quindi potete già lasciare un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi perché arriveranno altri video interessanti ovviamente sul camminare e non solo. Pensavo peraltro di fare appunto dei video in cui vi consiglio delle mete in Italia per le prossime vacanze estive. Sesto motivo, camminare fa bene alle ossa. Camminare infatti favorisce la mineralizzazione ossea, contrasta quindi l'osteoporosi e anche tutte le altre malattie ossee che possono presentarsi con l'avanzare degli anni. Settimo motivo, camminare allena il cuore e regola il colesterolo. La camminata, in particolare sempre quella veloce, accelera il battito, migliorando appunto la funzionalità cardiaca. Aiuta quindi a regolare il colesterolo, riducendo anche il rischio di infarto, molto importante. Ottavo motivo, camminare combatte il mal di schiena, soprattutto per chi conduce una vita piuttosto sedentaria. Questo qui è un punto fondamentale perché appunto camminare aiuta a ridurre la tensione muscolare. Ne so qualcosa perché nelle 2 settimane che ho fatto in isolamento camminavo veramente molto poco rispetto a quelli che sono i miei standard ed effettivamente sentivo parecchia tensione soprattutto sulle spalle e sulla parte iniziale della schiena, quindi veramente fondamentale farsi qualche bella camminata. Motivo numero 9, camminare allunga la vita. Alcuni studi infatti hanno stabilito che chi cammina a passo spedito vive più a lungo rispetto a chi cammina con un'andatura un pochino più lenta. Questo indipendentemente dal peso. Motivo numero 10, camminare aiuta a pensare. Camminando appunto il cervello si rilassa e si prepara a quelle che saranno le nostre attività successive. Camminare inoltre stimola la capacità di pensare in modo creativo del 60% in più rispetto a quando si è seduti. In più aumentano la memoria e le attività cognitive. Non per niente, già nell'antica Roma c'era il detto mens sana in corpore sano. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto.
che appunto abbiate potuto godere anche un po' di quello che mi circonda, della campagna appunto che mi circonda. Essendo in un posto abbastanza isolato, posso anche permettermi di non indossare la mascherina, che comunque è dentro allo zainetto insieme ai guanti. Se il video vi è piaciuto, per l'appunto, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, magari attivando anche la campanella, in modo da essere informati con una notifica ogni volta che carico un video. Se conoscete qualche altro beneficio che fa il cammino e il camminare in generale, lasciatelo in un commento qui sotto. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate i link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!